Te do un microfono. Scusa un attimo, ma per quanto riguarda questo statuto, eccetera, non abbiamo avuto praticamente un'imposizione da parte delle autorità regionali per questa cosa? In riferimento, io scusa se ti dico, perché io credo che questo cambio di statuto sia stato fatto anche perché ci sia la possibilità di ricevere dalla regione, quindi dall'Europa, dei fondi per le associazioni. Questo mi sembra di aver capito, che sia stato ventilato. Se noi ritardiamo questa cosa, non andiamo incontro invece ad avere, perché tu dici c'è tempo ancora 1 anno o 2, però credo che questa cosa sia stata puntualizzata. Allora, la modifica dello statuto si è resa obbligatoria, in qualche modo è stata necessaria, obbligatoria per due motivazioni, io l'ho spiegato altre volte. La prima è che la consulta risultava essere iscritta nelle attività di volontariato e da parte della Regione si è ritenuto che non ne avesse requisiti. Di lì cosa succedeva? Succedeva che praticamente si sarebbe dovuto avviare una contestazione, contrasto con la Regione che non avrebbe portato niente. Quindi l'idea è dire, va bene, non facciamo più parte del volontariato, però vogliamo restare nel terzo settore. E quindi la modifica dello statuto è stata fatta per poter poi mantenerci nel terzo settore. Riguardo al discorso dei finanziamenti, io direi che l'essere iscritti o meno al terzo settore è relativo. Secondo me, questi finanziamenti europei potremmo ottenerli indipendentemente dall'iscrizione al terzo settore. Per i finanziamenti europei, quello che è importante non è tanto l'iscrizione in un registro, sì, può in qualche modo dare una via più facile. Relativamente più facile. In realtà noi possiamo ottenere finanziamenti sulla base di progetti fatti in un determinato modo, quindi prescindono da dove siamo iscritti. Se noi non abbiamo, questo mi ricordo che l'ho detto sin dalla prima volta che ci siamo visti, se noi non riusciamo con le nostre associazioni ad avere una minima capacità progettuale, non saremo neanche in grado di ottenere in una situazione attuale dove i soldi sono pochi, di avere quel poco finanziamento per portare avanti le nostre iniziative. Questo è fondamentale. L'altro aspetto è che la consulta, data la sua struttura, non è un'associazione operativa, è un'associazione di coordinamento. Quindi, tranne forse qualche iniziativa che avviene come i volumi del dizionario biografico dei Liguri o altre cose, le iniziative che supporta e che aiuta sono quelle dell'associazione. E la sua funzione è quella, da una parte, di avere delle idee e proporre delle idee, dall'altra è quella di sostenere con le associazioni, attraverso le associazioni, iniziative con più soggetti, che è molto importante. E permette praticamente anche a un territorio di poter dialogare, di poter parlare, di potersi vedere, di scambiarsi esperienze. Cose che per esempio anche queste assemblee dovrebbero avere questa funzione. Non avevamo, stiamo cambiando anche noi lo statuto proprio per cercare di avere questa cosa. Non avevamo la possibilità di ricevere degli stanziamenti perché non avevamo lo statuto adeguato. Parlo di... Però se ne era parlato già di fare una cosa congiunta come consulta per poter accedere a queste cose. Quindi voglio dire, auguriamoci, vediamo, sia così che si possa fare veramente qualcosa, ognuno nell'ambito della propria associazione fare dei progetti. Noi come Campani Rusu, parlo già di 40 anni fa, di progetti se ne erano fatti e tanti e costruttivi. Sì, però devono essere progetti che coinvolgano un territorio, cioè non è il progetto della singola associazione. Parlando con l'assessore alla cultura attuale, praticamente io mi sono trovato di fronte a una dichiarazione tipo soldi non ce ne sono, non se ne danno se non
su iniziative di forte spessore e molto ampie, quindi una o due iniziative all'anno. Cioè, con questo tipo di indirizzo è difficile riuscire a tenere in qualunque parte noi siamo messi, che siamo nel volontariato, che siamo nel volontariato, è difficile riuscire a tenere qualcosa. È chiaro che comunque dobbiamo avere anche una capacità di fare le cose e proporre delle cose che poi facciano, tirino praticamente le finanziamenti. Questo sì. Certo. E poi volevo dire solo una cosa da ricordare, che negli anni ho ricordato parecchie volte il vocabolario delle parlate liguri. Io le chiesi la ristampa già 10-15 anni fa, non è stato più fatto. Abbiamo fatto poi, ahimè, quella lasciamo perdere, sì. chiudiamo un triste capitolo, però credo che sia importantissimo. Allora, cerchiamo quanto prima di fare la ristampa del vocabolario. Allora, la ristampa ha un determinato costo. Allora, dobbiamo fare un discorso, è un discorso della Consulta. La Consulta, questo posso dirlo tranquillamente, l'anno scorso abbiamo chiuso il bilancio in negativo, ricordate giugno che abbiamo chiuso il bilancio, sì, sì, ma... attualmente il bilancio è fortemente in attivo. Penso che però per poter arrivare ad avere una base, per poter avviare una ristampa di cose, bisogna aspettare ancora un attimo, in modo da avere un valore, un residuo di bilancio tale che ci permetta di fare queste spese. Cose che fino ad oggi saremmo lì per il corpo. Non vorrei riportare la Consulta in una situazione debitoria. Poi, se nel frattempo si riesce a trovare uno sponsor, o si riesce a trovare, anche da parte di qualche ente pubblico, della regione, un margine per ottenere qualche lira, allora a questo punto si può avviare anche questa ripubblicazione. Questo sì. Io credo che sia importante, perché ogni qualvolta io parlo con persone in dialetto e parlo del vecchio del vocabolario delle parlate liguri fatto dalla Consulta, io mi sento dire: dove si può acquistare? Ne avevo io personalmente parecchie copie, parecchie edizioni, già prenotate, poi purtroppo Adesso vediamo un attimo anche sulla base di quello che abbiamo in magazzino, noi adesso non lo so, ne abbiamo in magazzino? Non ce n'è più, quindi bisognerebbe vedere un attimo quant'è il costo della ristampa. Lo dico solo perché, ripeto, è una cosa che credo sia molto importante. Sì, bisogna vedere se tutto il costo della ristampa. Certo. E sulla base di quello verificare dove reperire le cose. Non so se in questo, pur essendo in attivo, il bilancio. Ma io penso che siccome i costi della ristampa di questo vocabolario, ammesso non concesso che lo si voglia fare con il vecchio concetto e non con il nuovo, così come si vuole fare un pochettino, anche per agevolare sia Ponente che Levante da questi penso che la ristampa non costi tanto da non poter far sì che ogni associazione, al contrario di quello che è stato per quel benedetto chiuso capitolo, no? Le associazioni, che è costato troppo, credo che le associazioni possano prendersi in carico un certo numero di quest'opera, perché la spesa non credo che sia così eccessiva. Poi questo è da vedere, voglio dire. È da parlare. Tieni presente che abbiamo... Abbiamo l'esperienza del dizionario geografico. Ma sì, ma lo sai che cosa. L'esperienza del dizionario geografico è stata in certo momento drammatica. Quindi cercherei veramente di avere un valore. Però, siccome l'ho ricordato tante volte, non da quando tu sei presidente, non ne ho più parlato, ma direi che comunque è importante portarlo avanti. Credo che il Presidente sia d'accordo, Ione sia d'accordo, perché ne abbiamo comunque discusso tante volte. Va bene, possiamo... Va bene, comunque, visto che Ione è giunta,
Non quindi da dare, ma non è quello che porti in giunta sto discorso.